Sono arrivato a Cagliari a 20 anni e dovevo sostituire Suárez che aveva 100 gol. E non ho avuto paura, nel senso che alla fine gioco a pallone, quindi anch'io devo fare i gol e devo cercare di fare i gol per il bene della squadra, ovviamente, perché un attaccante è importante che faccia gol. Quindi so che sostituire Di Vaio non è facile, ma non sarò solo. Gli avevo già detto prima che andasse via, che avevo letto che aveva parlato molto bene di me, io lo devo ringraziare comunque. Perché se lui ha detto di me che sono stato un concorrente leale, io devo dire la stessa cosa di lui, quindi nel senso sono sempre stato a disposizione del mister, della società e dei compagni senza, tra virgolette, rompere le scatole perché il bene della squadra viene prima di tutto, come ho detto. La cosa sicura è che ce la metteremo tutta, i presupposti penso che siano i migliori possibili, poi ovviamente speriamo di non far rimpiangere Marco. 24 anni, faccio 25 anni a settembre, quindi penso di avere ancora tanta carriera davanti e anche se gioco da comunque un po' di tempo, c'è sempre da migliorare. Cioè, io vedo Messi che ha la mia età ed è un fenomeno e cerco di apprendere comunque dalle persone, non solo da Messi, da qualunque attaccante che è forte per rubare magari qualche trucchetto, quindi uno deve puntare sempre a migliorarsi. A livello di società di squadra ho trovato un bellissimo gruppo, cioè tutti giocatori molto disponibili, con una bella mentalità che è quella di lavorare sempre, poi c'è un gran rapporto tra di noi. Il mister è rimasto lo stesso, quindi è un grandissimo punto di partenza per il prossimo campionato. Poi la città penso che, cioè, non ci sono parole per descriverla perché si commenta da solo, Bologna è una gran bella città. Non può non piacere. Ripeto, però, non cambia niente rispetto al mio spirito dell'anno scorso, nel senso, se l'anno scorso lavoravo a 100 all'ora, quest'anno lavoro a 110 all'ora, perché comunque io sono fatto così, quindi ovvio spero di meritarmi, di conquistarmi quella continuità che negli ultimi comunque 3 anni non sono riuscito ad avere, a parte l'anno scorso. Cioè 2 anni fa, nella seconda parte della stagione a Cagliari, che comunque ho fatto 9 gol e niente.